Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento online. Oggi siamo in provincia di Bergamo, in compagnia del comune di Clusone, e presenteremo un nuovo servizio attivato dal comune che è lo sportello telematico polifunzionale. Lo sportello telematico è uno strumento che permetterà a tutti i cittadini di inviare pratiche online. Le pratiche potranno essere inviate comodamente da casa o dal proprio ufficio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Non sarà più necessario quindi recarsi in comune, magari prendendo anche un permesso dal lavoro, ma si potrà inviare una pratica direttamente da casa o da qualsiasi altro luogo. Quindi il portale è sempre attivo, a qualsiasi giorno, a qualsiasi ora del giorno oppure della notte, quindi è sempre a vostra, disposizione. Vi ricordo che il portale è già attivo, quindi per chi volesse un po' vedere la struttura dello stesso e iniziare un po' a prendere confidenza, basta andare su www.sportellotelematico.comune. .clusone.bg.it e vedere appunto la struttura. Prima di iniziare vi do un'indicazione tecnica, potete fare tutte le domande che volete durante il corso dell'evento, trovate l'apposita sezione domande in alto a destra nella barra degli strumenti e dopo l'intervento del mio collega Alessio ci riserveremo qualche minuto per rispondere poi a eventuali domande, come dicevo. Quindi per iniziare ufficialmente il nostro evento lascio la parola per i saluti istituzionali a Massimo Mostabilini, sindaco del comune di Clusone. Quindi a lei la parola. Sì, grazie, un saluto ovviamente a tutti. Quello che andiamo a presentare oggi è un altro momento importante della vita amministrativa della nostra città. Quindi questo passaggio, questo diciamo, miglioramento che andiamo a proporre, che andiamo a spiegare oggi, proprio mirato al fatto che è la presentazione dello sportello telematico polifunzionale, come è stato appena descritto, è un modo importante per facilitare la vita dei nostri cittadini e quindi per essere al passo coi tempi. È un aspetto a cui teniamo molto, stiamo informatizzando tutto il sistema quindi della vita amministrativa del nostro comune. Il partner a cui ci siamo affidati per questo è Globo del gruppo Maggioli, che ringrazio per la professionalità e ovviamente per la qualità dei servizi che offre. Tutti i nostri applicativi all'interno del comune sono insieme a loro. E devo essere sincero, questo fatto di avere tutto con loro veramente ci dà un grosso aiuto e quindi i nostri uffici poi riescono a lavorare in maniera molto efficace e molto efficiente e quindi con un notevole anche risparmio di tempo e di denaro. Appunto, come dicevo, questo è un esempio di una buona pratica. Il Comune di Clusone vuole essere al passo coi tempi, pertanto lo sportello telematico polifunzionale, che vuol dire permettere ai nostri cittadini di svolgere le pratiche che di solito si era obbligati a fare recandosi appunto in municipio e quindi, come abbiamo appena detto, perdendo anche tempo, magari chiedendo dei permessi dalle nostre attività lavorative, rubando tempo alla famiglia. In questo modo, invece, senza nessun limite di tempo, ciascuno lo potrà fare da casa propria. Ovviamente, siamo consapevoli che essendo anche una cittadinanza abbastanza anziana, non tutte le persone saranno in grado di svolgere queste funzioni, anche se, anche mi riferisco magari a quelle persone un po' più anziane, ai nonni si possono rivolgere o ai figli o ai nipoti perché possono dar loro una mano e quindi anche loro usufruire di questa importante opportunità che stiamo concedendo ai nostri cittadini. Per quanto riguarda invece l'altra parte della popolazione, quindi sia i più giovani, ma anche quindi tutta la fascia di età che è in età lavorativa, che sono avvezzi all'uso delle tecnologie, ovviamente questo diventerà un notevole passo in avanti, o veramente una notevole facilitazione nella vita di tutti i giorni. Non voglio rubare altro tempo ai tecnici che ci spiegheranno nel dettaglio come funziona, quindi mi sento solo di ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questo importante traguardo, anche qui all'interno della nostra macchina amministrativa, proprio perché effettivamente è nell'epoca della digitalizzazione veramente un passo importante, quindi un passo che oserei dire storico. Stanno uscendo con il PNRR, stanno uscendo dei bandi che vanno nella direzione di finanziare degli interventi. Devo dire che il Comune di Clusone ad oggi questi bandi li ha già praticamente messi tutti in pratica. Per cui vuol dire che siamo veramente un comune all'avanguardia e di questo ne sono particolarmente orgoglioso. Quindi un saluto ancora a tutte le persone che seguiranno questo webinar e sicuramente potranno condividere quindi l'importanza di quanto andiamo a presentare. Grazie e buon lavoro.
Grazie mille a lei, Sindaco, per il suo intervento. Lo sportello telematico è sicuramente uno strumento innovativo che avvicina ancora di più il cittadino alla pubblica amministrazione e in questa oretta che passeremo insieme vedremo poi nel dettaglio, insieme al mio collega Alessio, come si utilizza e come si presenta una pratica telematica. Tra l'altro ho notato che nonostante oggi sia il giorno dell'inaugurazione ufficiale dello sportello telematico, sono già state presentate 5 pratiche ne senza nessuna spiegazione alla cittadinanza. Un dato sicuramente importante che sottolinea ancora di più come lo sportello sia semplice e soprattutto intuitivo. Adesso passiamo a chi ha seguito il comune in questo percorso, Pier Mauro Coldani, referente commerciale del gruppo Maggioli. Quindi a te la parola. Buonasera a tutti e anche da parte mia benvenuti all'evento del Comune di Clusone. Un grazie naturalmente al sindaco e al collega Roberto. Da anni sappiamo tutti che è in atto un processo ambizioso, ma sicuramente strategico, che permetterà di digitalizzare tutto l'apparato della pubblica amministrazione, relativamente ai servizi offerti al pubblico, che diventano in fondo una sorta di finestra sulle amministrazioni, così da poter ridurre in modo significativo il lavoro allo sportello e garantendo ai cittadini e alle imprese la garanzia di servizi fruibili direttamente dal proprio smartphone, dal proprio PC, 24 ore al giorno, senza fila e senza attese. Questa è una cosa fondamentale che non ci stancheremo di dirvi durante questo appuntamento. Spesso le fonti di informazione, i media, sottolineano come il Covid abbia contribuito ad accelerare i processi legati alla digitalizzazione. Infatti, ad esempio, lo SPID ha avuto un incremento esponenziale nei rilasci, ma non è soltanto la pandemia dietro questa importante accelerazione del processo di digitalizzazione, quanto un'esigenza concreta, pressante, di migliorare la qualità del settore servizi. Considerate che l'Italia, purtroppo fino a poco tempo fa, ha proceduto a passo ridotto per diversi fattori che ha fatto in modo che il nostro paese fosse negli ultimi posti della scala europea per molti indicatori dell'indice DESI, che è l'indice dell'economia e delle società digitali, che monitora e tiene traccia dei progressi dei paesi dell'Unione Europea per quanto riguarda la loro competitività digitale. Le pubbliche amministrazioni che hanno visioni e quindi riescono a vedere un passo più avanti, qui ancora un plauso al Comune di Clusone, si attrezzano quindi con dei servizi realizzati ad hoc che semplificano e avvicinano i cittadini e le imprese ad essa. Io come cittadino lavoro tutto il giorno, se devo istruire una pratica presso un ente dovrei quantomeno prendermi un permesso, ma se l'ente ha lo sportello online posso fare con calma di sera a casa. Fondamentale quindi è proprio un oculato investimento pubblico, opportunamente pensato e attentamente attuato sulla base dei bisogni dei cittadini e delle imprese. Seguendo criteri anche come il nudge, che in economia comportamentale è la cosiddetta spinta gentile verso i comportamenti virtuosi. L'amministrazione fa in modo che sempre più cittadini usino i suoi servizi online e questo può senz'altro provocare risultati di pubblica utilità in termini di risparmio e di migliori servizi resi. E quindi permettetemi di chiudere facendo un plauso al personale e all'amministrazione del Comune di Clusone per quanto ha messo in opera con questo progetto. E in fondo ogni ente dovrebbe porsi come leader del proprio territorio per giocare un ruolo strategico nello sviluppo dell'imprenditoria privata con mirati investimenti in servizi che sono utili ai propri cittadini. Intanto grazie a tutti per l'attenzione e passo la parola ai colleghi. Grazie mille per Mauro. È importante dire che c'è stato un grande lavoro da parte di tutti gli uffici comunali per riuscire a raggiungere questo risultato. Adesso andremo a vedere con Giovanni Bonati, manager del gruppo Maggioli, i risultati di questo progetto. Una collaborazione fondamentale tra il comune e i nostri tecnici. Giovanni inoltre ci presenterà gli strumenti digitali che serviranno per poi accedere allo sportello. Quindi a te la parola, Giovanni. Grazie Roberto e grazie anche al Sindaco per averci invitato a questo importante incontro che si iscrive nel solco di due importanti fatti che stanno accadendo nel nostro Paese. Il primo, sentiamo tutte le sere al telegiornale, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che però cita come elemento tra i primi sette di ripartenza del Paese proprio la digitalizzazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione. E poi una norma fondamentale che è uscita
poche settimane fa e che già il Comune di Clusone con questo progetto soddisfa in tutti i commi della norma, che si chiamano misure urgenti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che prescrivono proprio come ogni comune dovrebbe attivare canali telematici per dialogare con i cittadini. Canali telematici che facciano ricorso dell'identità digitale. Il Comune di Clusone ha scelto in maniera anche molto forte come prospettiva di innovazione di dare la possibilità di usare tutti e tre i sistemi di identità digitale. Quindi per accedere allo sportello, che fra poco con il mio collega Alessio vedremo, potrete usare qualunque carta nazionale dei servizi, quale la tessera sanitaria che tutti abbiamo in tasca, la nostra carta d'identità elettronica, che ormai si sta diffondendo rapidamente, oppure SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. Perché serve l'identità digitale? Per far sì che qualunque azione noi facciamo, presentando una pratica da casa, abbia lo stesso valore giuridico di quando, fino a questa mattina, ci recavamo in comune per compilare un modulo e firmarlo con la penna. Ma il Comune ha voluto già muoversi in una prospettiva fondamentale perché è già pronto per attivare anche il pagamento online con carta di credito di qualunque importo dovuto sul sistema, ma soprattutto, come fra un paio di minuti vedremo, potete sapere sempre con certezza i tempi entro i quali il Comune si impegna a rispondere per ognuno dei procedimenti che sono stati digitalizzati. Quindi è anche la certezza del tempo amministrativo. Qualunque cosa poi noi oggi faremo vedere sul computer, sappiate che potrete farla anche da telefonino oppure dal vostro tablet. Quindi c'è la totale possibilità di fare una pratica verso il comune in mobilità, ma anche con qualunque dispositivo. Io ho citato SPID, ormai si sta diffondendo tantissimo per prepararmi per l'incontro di adesso. Ho catturato ieri alcune slide. Chi non ha ancora SPID sappia che può farlo o in posta oppure anche online subito dopo l'evento, in 10 minuti ottiene SPID, www.spid.gov.it. Ma la cosa formidabile è che, come vi dicevo, ho catturato le slide ieri sera e abbiamo sorpassato nelle ultime ore i 28 milioni di cittadini italiani che hanno chiesto e ottenuto SPID, quindi ormai è qualcosa che si sta diffondendo in modo capillare sul territorio italiano. In realtà noi oggi stiamo inaugurando lo sportello telematico, ma è la punta di un iceberg, perché in realtà l'iceberg che sta sotto è il lavoro enorme che l'amministrazione insieme ai dipendenti ha fatto in 8 mesi, perché da questa sera è possibile presentare online 259 tipi di pratica che fino a questa mattina, anzi fino ai giorni scorsi, bisognava andare in comune a piedi, e abbiamo 204 moduli telematici che, come vedremo fra poco, aiuteranno tutti voi cittadini a presentare la pratica in modo guidato, controllato e assistito. Quindi non stiamo parlando di compilare un Word o un PDF, ma stiamo parlando di moduli telematici che guideranno voi cittadini a presentare la pratica in modo che anche gli errori siano controllati e abbiate il supporto a correggere eventuali incongruenze nelle informazioni. E poi mi preme dire anche che questo progetto è stato possibile perché 17 dipendenti coordinati e supportati dall'amministrazione hanno fatto in questi 8 mesi questo cammino con noi fondamentale, e quindi un grazie anche a loro per averci permesso di arrivare fino a qua. È un momento storico, mi sento di dire, perché oggi il Comune con questo progetto attua una norma che arriva dall'Europa, che si chiama Carta della Cittadinanza Digitale, che indica proprio un diritto dei cittadini a trovare sui siti dei comuni dati, documenti e servizi, proprio quello che il Comune di Clusone con questo progetto sta garantendo a tutti i suoi cittadini. Quindi grazie per averci anche invitato questa sera e aver voluto fare un evento pubblico, perché non è scontato che una pubblica amministrazione, come si dice oggi, ci metta anche la faccia promuovendo il progetto online, ed è molto bello che il Comune ha anche organizzato questa serata, che, come raccontava prima anche Roberto, poi troverete la registrazione e tutte le informazioni online dai prossimi giorni. Grazie anche alle 5 persone, come diceva Roberto, che hanno voluto anticipare questo evento. Ne abbiamo messo qualche giorno fa il sito online per dire iniziamo a far vedere che c'è, ma 5 pionieri digitali hanno già presentato la pratica online, quindi grazie, anche perché
avete dato la dimostrazione come si può anche senza aver ricevuto tra l'altro la formazione che Alessio vi darà questa sera. Quindi grazie al Sindaco, grazie a tutti e a te la parola Roberto e buona visione. Grazie mille Giovanni, ok, direi che possiamo entrare nel vivo del nostro evento, quindi lascio la parola al mio collega Alessio che ci presenterà lo sportello telematico, come funziona e come si presenta una pratica online. Quindi a te la parola. Grazie Roberto. Allora, andrò adesso a mostrarvi appunto la pagina principale, la home page dello sportello telematico polifunzionale. Innanzitutto, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo, ai cittadini di Clusone. Quello che vi sto mostrando ora è la home page appunto dello sportello telematico polifunzionale. In questa presentazione, questa sera, andrò a illustrarvi innanzitutto nella prima parte come si naviga all'interno dello sportello, quali sono, diciamo, come ci si orienta tra i procedimenti telematici dello sportello, e nella seconda parte andremo invece nel dettaglio per mostrarvi come si presenta una pratica al comune, una pratica telematica. Come ho fatto ad accedere allo sportello telematico polifunzionale, la possibilità viene data in due modi. Uno, accedendo dal sito istituzionale del Comune di Clusone, ovvero accedendo alla pagina interna al sito Servizi Online, ci sarà il nuovo pulsante sportello telematico. Questo è integrativo, diciamo, rispetto ai servizi online già presenti sul portale del Comune di Clusone. Come magari saranno già abituati i professionisti con lo sportello unico delle edilizie, con lo sportello delle attività produttive, ora andremo a integrare uno sportello telematico appunto polifunzionale, che sta a significare che per tutti gli uffici, per tutti i procedimenti telematici che sono stati mappati con i vari uffici, sarà possibile presentare una pratica anche telematica, effettuando l'accesso con le varie metodologie di autenticazione previste dalla normativa. Alessio, ti interrompo un attimo perché non vediamo la tua condivisione. Ah, perdonami. Ok, perfetto. Chiedo un feedback adesso, ecco, sul secondo. Ora la vediamo. Scusate, un secondo. Ok, eccoci qua. Dovremmo esserci. Ok, eccola qua. Questa è la pagina, la home page di cui vi parlavo poco fa. Vi dicevo, la prima metodologia di accesso è cliccando sul pulsante sportello telematico dal sito istituzionale. La seconda metodologia invece è ricercare sul motore di ricerca il link sportellotelematico.comune.clusone.bg.it. Una volta approdati alla pagina principale, vedrete che è caratterizzata da una pulsantiera. Questa pulsantiera rappresenta gli ambiti di riferimento, le aree tematiche secondo cui un cittadino può orientarsi alla ricerca del servizio per il quale vuole presentare un'istanza. Al di sotto di questi pulsanti sono presenti effettivamente i procedimenti telematici raggruppati e etichettati con queste categorie che vediamo. Per esempio, se io dovrò ricercare una pratica relativa all'ambiente, cliccando direttamente sul pulsante potrò visionare la lista di procedimenti telematici mappati per la categoria ambiente, paesaggio ed ecologia. Tornando alla home page, se invece desidero ricercare per così dire, un procedimento di cui non conosco l'appartenenza, ovvero all'area tematica, posso ricercarlo direttamente dalla barra di ricerca in alto a destra, vedete, cerca. Altrimenti, se io so la categoria, diciamo, conosco la categoria o quantomeno voglio provare a ricercarla all'interno di una categoria, posso cliccare nel pulsante e se la lista è, come potete vedere, abbastanza lunga, posso ricercarlo direttamente tra i procedimenti di quell'area tematica all'interno della ricerca per parole chiave. Infatti, inscrivendo una parola chiave, posso già filtrare il procedimento a cui sono interessato. Per farvi un esempio, vado a recuperare un esempio di istanza che racchiude, diciamo, tocca un po' tutti i punti salienti relativi a un procedimento telematico, che è quella dell'iscrizione all'albo degli scrutatori. Per mostrarvelo, io infatti ricerco con una parola chiave che è scrutatori il procedimento all'interno dei servizi demografici. Come potete vedere, mi ha filtrato la guida al procedimento relativo all'iscrizione all'albo degli scrutatori.
Perciò io clicco su iscriversi o cancellarsi dall'albo degli scrutatori. Una volta cliccato sul link, ci appare la guida informativa. È una guida introduttiva che è stata redatta per dare tutte le informazioni il più esaustive possibili relativamente al procedimento telematico alla quale ci stiamo appunto appellando. Il procedimento telematico di iscrizione all'albo degli, o cancellazione, in questo caso, all'albo degli scrutatori, riporta chiaramente tutti i riferimenti normativi principali, per cui appunto io posso sempre andare a ricercare attraverso il link ipertestuale, quindi questo link che vediamo sotto il testo che esplicita la legge, oppure posso sempre andare a recuperarli in un raccoglitore, che è quel link che potete notare in questo momento in alto a destra, ovvero riferimenti normativi sotto la domanda quali sono le norme di riferimento. Cliccando su questo link, quali sono le norme di riferimento, si viene rimandati a un portale che si chiama indicenormativa.it, che è un portale sempre di nostra redazione, che contiene raggruppate sia per territorio di competenza, sia per ente promotore della normativa, nonché per procedimento amministrativo, appunto le normative che sono fondanti dello stesso procedimento o che sono magari strettamente connesse allo stesso. Come potete vedere in questo momento, per quanto riguarda l'iscrizione all'albo scrutatori, si citano queste leggi principali, la legge dello Stato italiano 81-93, la 95-89 e altri DPR del Presidente della Repubblica. Si può sempre ritornare chiaramente al nostro, alla nostra guida del procedimento telematico, proseguendo e andando poi nel vivo, diciamo, della presentazione telematica, ovvero una volta che si è letta l'intera guida, è possibile poi chiaramente ricercare degli approfondimenti all'interno della stessa. Infatti, oltre alla principale componente testuale che vediamo, è sempre presente la possibilità di collassare dei testi al di sotto di un menu a tendina. Infatti, possiamo trovare dei requisiti soggettivi, oppure per approfondimento vedete anche le esclusioni di legge, oppure approfondimenti relativi alla nomina degli scrutatori. Per presentare un'istanza e quindi accedere al servizio telematico, in modalità visualizzazione, come stiamo vedendo ora, possiamo accedere al servizio di iscrizione o al servizio di cancellazione. Proviamo ora a cliccare al servizio di iscrizione, appunto, all'albo degli scrutatori. Cliccando sul servizio di iscrizione all'albo degli scrutatori, ci ritroviamo in una pagina che è la pagina del procedimento stesso. Questa pagina, se io appunto sto navigando sul sito del comune, sullo sportello telematico del comune di Clusone, senza essermi ancora autenticato, cioè in semplice visualizzazione per informarmi sul procedimento che voglio appunto avviare, troviamo le indicazioni essenziali relative alla gestione della pratica relativa appunto in questo caso all'iscrizione all'albo degli scrutatori. Aprendo i menu a tendina che ci si presentano, possiamo vedere specifiche relative all'iter, specifiche relative a eventuali pagamenti richiesti e per ultimo, ma non meno importante, le specifiche relative ai moduli da compilare o ai documenti da allegare. In questo caso vediamo che è presente un modulo di richiesta, la richiesta di iscrizione all'albo scrutatori, e possiamo visualizzare il modulo di richiesta anche subito in formato PDF. Quindi è possibile sempre visualizzare diciamo una resa PDF del modulo che io voglio andare a compilare. Tornando alla pagina del procedimento, prima di visionare insieme la presentazione dell'istanza in formato telematico, mi soffermerei un secondo anche a delle informazioni essenziali, importanti, sia lato amministrazione, quindi dell'ente, sia lato cittadino, in quanto un cittadino è chiaramente interessato a sapere chi è il referente relativamente a quell'istruttoria, a quel procedimento amministrativo. Pertanto viene sempre riportato accanto ad ogni pagina procedimento l'ufficio competente. In questo caso l'iscrizione all'albo degli scrutatori nel comune di Clusone viene gestita dall'ufficio servizi demografici, pertanto abbiamo i contatti dell'ufficio e chiaramente anche la sede, l'indirizzo. È sempre riportato anche
l'istruttore responsabile appunto del procedimento in questione. In questo caso Donatella Gorra per l'ufficio servizi demografici. Subito sotto abbiamo di nuovo il richiamo alle normative di riferimento, così che sono sempre a disposizione in qualunque pagina ci si trovi in quel momento, e gli strumenti di tutela a cui ci si può appellare in caso di necessità di tutela amministrativa o di tutela giurisdizionale. La tutela amministrativa presenterà i contatti del segretario generale e, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, presenterà invece i contatti del TAR di riferimento di questo territorio, in questo caso il TAR di Brescia. Arrivati alla presentazione, diciamo, di un procedimento telematico presente sul portale, si intende presentare una pratica telematica. Come è possibile farlo? Il portale, per consentire la trasmissione dell'istanza telematica, necessita appunto di verificare l'identità di colui che sta per mettersi in contatto con il comune. Le metodologie sono, come accennato anche dai relatori in precedenza, sono SPID, CNS e CIE. Per accedere con queste metodologie lo si può fare in due modi: o all'interno della pagina procedimento, cliccando sul link informativo, la compilazione telematica dell'istanza è riservata agli utenti autenticati, ci rimanderà appunto alla pagina di accesso con le nostre credenziali di identità digitale, oppure cliccando in alto a destra sulla pagina, sul pulsante accedi, quello evidenziato in blu in alto a destra. Questo pulsante è disponibile in qualsiasi pagina io stia navigando. Infatti, se io andassi anche per un momento sulla home page, posso sempre accedere da questo pulsante in alto a destra. Per praticità vi mostro ora, visto che stavamo presentando una pratica relativa all'albo degli scrutatori, l'accesso tramite il link informativo. Tornando quindi sul nostro servizio, cliccando sulla compilazione telematica riservata a utenti autenticati, vado ora ad autenticarmi con il mio SPID personale in qualità di cittadino. Ok, chiedo solo un secondo di pazienza. Faccio un passo indietro, selezionando ovviamente il provider di riferimento. Sapete che ogni cittadino può scegliere un provider che fornisce l'identità digitale. Io in questo caso ho Poste ID. Ok, in questo caso vado a scansionare con il mio smartphone il codice QR. È possibile inoltre eventualmente accedere tramite inserendo appunto username e password di SPID. Una volta che io ho dato l'autorizzazione sul mio smartphone, il sistema riconosce che appunto ho dato autorizzazione al trattamento dei miei dati. Cliccando su acconsento, il provider elabora la richiesta e mi riporta sul sito dello sportello telematico con un messaggio di benvenuto. Infatti vedete, collegamento completato con successo, in alto a sinistra, e abbiamo benvenuto Alessio Locatelli, che sarei appunto io. In questo momento mi si è valorizzato, diciamo è comparso questo pulsante, visto che il sistema mi ha riconosciuto in qualità di cittadino autenticato con SPID. Cliccando ora sul pulsante istanza telematica, vedremo che si elabora il modulo telematico, che non è nient'altro che il modulo in formato HTML, ovvero digitale. Questo formato digitale, questo modulo telematico, ha il vantaggio di avere una procedura di compilazione guidata. Cosa significa? Significa che se io vado a inserire dei dati, il sistema riesce a verificarli e a validarli, nel senso che se io vado a inserire un dato errato, il sistema ci dà un ausilio, ci aiuta a capire se abbiamo compilato il campo che dovevamo compilare in formato corretto, ovvero inserendo i dati che vengono richiesti poi al comune, che servono al comune per elaborare poi la nostra richiesta. Ecco, mostrarvi appunto l'intestazione. Tutti i moduli presenti sullo sportello del comune di Clusone hanno il logo comunale in alto a sinistra, l'amministrazione destinataria al centro, città di Clusone, e anche l'ufficio destinatario, in questo caso ufficio servizi demografici. Subito sotto notiamo il titolo del modulo telematico che noi stiamo per compilare.
abbiamo richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori e il riferimento normativo principale. È caratterizzato il modulo per avere un'anagrafica principale che ci richiede i dati fondamentali che sono necessari a identificare il dichiarante, ovvero colui che sta compilando l'istanza. Il dichiarante, ovvero il sottoscritto, può essere inserito sia digitando sulla tastiera il proprio nome e cognome, in questo caso inserendo i miei dati, vedete, li sto valorizzando pian piano e vedete che lo sfondo cambia colore. Questo perché? Perché i colori, le caselle con sfondo che vedete giallo-arancione, sono i dati che vengono richiesti in forma obbligatoria. Ovvero, se io ometto un dato, ovvero non vado a inserire un dato che viene richiesto con lo sfondo giallo, significa che non ho completato correttamente l'istanza. Pertanto devo sempre compilare correttamente tutti i campi identificati in giallo. Quando diventa bianco significa che il sistema ha accettato il dato che abbiamo inserito. Se trovate dei campi già bianchi, significa che quei campi sono facoltativi, quindi possono essere inseriti o meno. Un ulteriore aiuto nella compilazione dell'istanza la dà questa icona piccola che vedete in blu, in nero, che è la forma di un omino stilizzato. Se io vado a cliccare su questa icona, la mia anagrafica si autocompila. Si autocompila sulla base dei dati che vengono letti dal mio SPID. Ora posso andare a completare la restante parte di modulo, vado a inserirla manualmente, adesso faccio un pochino veloce visto che sono un'istanza che stiamo facendo di test, però mettiamo dei dati verosimili appunto. Vado a compilare la mia residenza. E potete vedere che se io vado a inserire, per esempio, un codice fiscale che non ha tutte le cifre corrette, il sistema lo va a evidenziare in giallo acceso e tratteggiato di rosso. E in questo modo ci può subito balzare all'occhio che abbiamo inserito un dato non completo. Se invece io vado a inserire un codice fiscale, invece in questa volta errato, il sistema invece lo evidenzia di rosso. Quindi per non sbagliare noi dobbiamo sempre verificare che il campo che noi andiamo a compilare diventa bianco. Proseguendo, andiamo a compilare la restante parte di modulo. Inserire per esempio in questo caso l'istituto per il quale è stato conseguito il titolo di studio, che è una laurea. Il comune dove è sede l'istituto. L'anno di conseguimento. Eventuale professione esercitata. Come potete vedere, io sono andato a compilare tutti i campi che mi erano richiesti in forma obbligatoria, quindi quelli con lo sfondo giallo. Andiamo a visualizzare la restante parte di modulo, quella conclusiva. Ovviamente c'è sempre uno spazio dove è possibile inserire eventuali annotazioni. È possibile poi allegare o meno degli allegati. Appunto dei documenti in allegato. Di default, come impostazione standard, ogni allegato viene già valorizzato in forma obbligatoria o opzionale sulla base di dei dati che vengono richiesti dal comune. Se il comune richiede un documento in formato obbligatorio, troverete già un allegato spuntato, significa che devo andare ad allegare obbligatoriamente quel documento. Se invece troviamo, come in questo caso, una casella bianca, possiamo decidere noi se spuntarla e allegare quel documento oppure non allegarlo. In questo caso la copia del documento di identità è facoltativa in quanto il sistema già effettua una verifica che sono io stesso a inoltrare l'istanza, in quanto effettuo la verifica incrociando i dati della compilazione con quelli di SPID. Se coincidono il sistema dà il via libera per inoltrare l'istanza. Adesso provo a salvare il modulo per verificare, appunto andare alla pagina di riepilogo. Vediamo che subito esce un messaggio di avviso che comunica che la compilazione non è stata ancora completata. Mi dice che c'è qualcosa da andare a verificare perché non ho compilato tutti i campi. Ora posso decidere se salvare una bozza in questo momento e riprenderla in un momento successivo, anche a distanza di giorni, ripartendo dal punto esatto in cui io l'ho salvata,
oppure proseguire con la compilazione per verificare dov'è che ho messo il dato che mi sta richiedendo il sistema. In questo momento andiamo a proseguire con la compilazione e capire dov'è il dato mancante. Come ci possiamo aiutare? Ci possiamo aiutare con il cruscotto di destra, vedete si apre una finestrella che ci indica che l'informativa sul trattamento dei dati personali è obbligatorio. Infatti prima ho omesso di flaggare l'ultimo campo obbligatorio, che è l'informativa sul trattamento dei dati personali. Ora, andando a flaggare questo campo, l'avviso scompare ed è possibile procedere alla pagina di riepilogo. Infatti, cliccando su salva il modulo, non mi bloccherà più, non mi darà più un messaggio di avviso, un messaggio di errore, diciamo, di pratica ancora incompleta. Ora sta salvando i dati e mi restituirà, diciamo, la pagina risultante della mia compilazione. Eccola qua. Vedete, in questo momento è presente una pagina di riepilogo. Dal momento in cui io ho effettuato l'accesso con Speed, vedete che sulla sinistra appare il messaggio nessuna firma elettronica richiesta, perché io coincido con l'utente che ha effettuato l'accesso. Sulla parte destra abbiamo eventuali messaggi di avanzamento e di completamento della pratica e i dati dell'istanza. Dal momento in cui io ho completato la pratica in tutte le sue parti, potrò inoltrare l'istanza cliccando su invia l'istanza, che sarà un pulsante verde che si genererà al termine della compilazione. Posso sempre comunque da questa parte, da questa pagina, riaprire il modulo e andare eventualmente a rettificare o modificare i dati che ho inserito. Se per esempio mi accorgo dopo aver salvato di aver inserito un dato non corretto, che appunto voglio andare a rivedere, posso sempre riaprire il modulo e andare a salvarlo di nuovo con le correzioni effettuate. Ecco qua che vedete, una volta salvato il modulo con le correzioni effettuate, posso eventualmente adesso inviare l'istanza al comune. Se decido che non è questo il momento per inoltrare l'istanza e voglio inoltrarla in un momento successivo, posso continuare la navigazione del sito e andare appunto, oppure chiudere il browser, chiudere diciamo la pagina. Se volessi recuperare questa istanza che ho appena compilato ma non ho ancora inviato, e quindi diciamo viene salvata in forma di bozza, posso andare sulla sezione scrivania di Alessio Locatelli, ovviamente ognuno avrà il suo nome, e cliccando sulla scrivania possiamo recuperare i dati principali del mio, diciamo, del mio account, del mio profilo. Ovvero, da una parte possiamo andare a modificare i dati del mio profilo, come per esempio la mia mail di riferimento, i miei contatti telefonici e altri dati che non sono validati con Speed, chiaramente, perché quelli validati con Speed sono quelli autenticati e rimangono sempre invariabili. Mentre per quanto riguarda, tornando un passo indietro, alle mie pratiche, posso appunto, come dicevo prima, recuperare quelle pratiche che io ho salvato come bozza e che voglio poi recuperare in un secondo momento. Ora vedete, avevo fatto due test, quello in precedenza e quello che abbiamo appena provato insieme, la nuova iscrizione al lavoro degli scrutatori. Abbiamo un codice dell'istanza identificativo, il proprietario comparirà sempre il nostro codice fiscale e la data in cui abbiamo creato l'istanza per recuperarla, diciamo, per filtrarla se ne abbiamo presentate di diverse. Per riaccedere alla pratica devo cliccare sul link sotto la colonna oggetto. Vedrete che cliccando, vedete, mi riporta alla mia pagina riepilogativa, dove io posso rientrare a modificare i dati oppure inoltrare l'istanza al comune. Se fossero stati richiesti degli allegati, poniamo il caso che io decida di allegare appunto la copia del documento d'identità, nella pagina di riepilogo, quando vado a salvare il modulo, mi si presenterà, vedrete, un messaggio che indica che è da allegare un file PDF barra contenente appunto i dati richiesti dall'allegato. Questo file in PDF barra A, ora intanto che attendiamo il salvataggio dei dati, vi illustro che cosa significa allegare un PDF barra A. PDF barra A non è nient'altro che un PDF, ma con una versione più, diciamo, intelligibile, più, per meglio specificare, più leggibile da parte di più sistemi.
ovvero il PDF barra A è anche un file, un'estensione del PDF che consente di una conservazione a lungo termine, quindi anche a livello di archivi comunali è un file più sicuro, sia più sicuro in termini di conservazione, sia come dicevo prima in termini di leggibilità, quindi più sistemi informatici, più browser possono gestire meglio questo tipo di file. Perché abbiamo scelto questo tipo di estensione? Appunto per garantire sicurezza nella trasmissione dei dati e anche per un archivio più in là nel tempo, quindi per mantenere un archivio molto più affidabile nel corso del tempo. Com'è possibile generare un file PDF barra A? Lo possiamo ricercare tra le domande frequenti del portale telematico. Cliccando su domande frequenti, questo è un menu che trovate in alto, dove c'è appunto domande frequenti, pagamenti e scrivania. Questo pulsante, come vi dicevo prima, è recuperabile in qualsiasi momento, in qualsiasi pagina io stia visitando del portale. E tra queste domande frequenti troviamo una serie di domande più frequentemente appunto richieste, le cosiddette FAQ in gergo, che possono essere sempre richiamate in caso io ho necessità di approfondire un certo aspetto. In questo caso stavamo parlando di PDF barra A. Se io vado a cliccare, a inserire una parola chiave, la parola chiave PDF barra A, vedremo che il sistema ci restituirà una serie di istruzioni su come generare un file PDF barra A. Per esempio abbiamo come faccio a salvare un file in formato PDF barra A con Microsoft Office, oppure come faccio con OpenOffice, con PDF Creator e altri software. Vi ricordo che la modalità più semplice per generare un PDF barra A è partendo da un documento Word o da un PDF già esistente, è possibile cliccare su Salva con nome, la funzionalità dell'Esplora risorse di un qualsiasi computer Windows, e salvare come PDF, fleggando l'apposita dicitura conforme a PDF barra A. Da quel momento, vi faccio un esempio molto pratico, molto più pratico appunto, entrando appunto in un file che io ho generato di prova, questo è un PDF, appunto se vado su un qualsiasi documento Word, e adesso ne genero uno, anche semplicemente vuoto, scrivendo test, posso creare un PDF barra A partendo da questo documento, cliccando su file, salva con nome, vado sul percorso dove voglio salvare il file, e chiaramente, quando vado a salvarlo, invece di salvarlo in salva come documento di Word, clicco su salva come PDF. Entro nelle opzioni, entrando nelle opzioni, vedrete che viene spuntata la dicitura conforme a PDF barra A. Salvando questo file in questo modo, quindi cliccando su OK e successivamente su Salva, il file che io ho appena salvato è un PDF conforme a PDF barra A. E il sistema, diciamo il portale telematico, accetterà questa tipologia di file. In alternativa, se io voglio convertire un file di qualsiasi formato in PDF barra A, e posso effettuarlo da dei siti web che svolgono questa funzione. Il più affidabile, diciamo, il sito istituzionale che lo fa è il sito dell'Agenzia delle Entrate. Cliccando sull'apposita FAQ vedrete le istruzioni da seguire con tanto di screenshot, quindi immagini che indicano i passi da seguire, e poi il sito dell'Agenzia delle Entrate ci consentirà di scaricare il file che noi abbiamo appena generato. Da questo momento, tornando sulla nostra pratica di test, io potrò caricare questo allegato in formato PDF barra A da questa posizione. Copia del documento di identità, io vado a scansionare la mia carta, il mio documento di identità, ricordando che comunque non è necessario per le pratiche che invio con SPID in formato telematico, ma appunto stiamo facendo un esempio. Una volta che io scansiono questo mio documento, lo converto in PDF barra A e clicco sull'icona della freccia in alto, quella di upload, di caricamento, e trascino il file semplicemente in questa sezione.
Una volta effettuata questa procedura, sarà possibile inoltrare l'istanza, come abbiamo visto in precedenza, semplicemente cliccando su invia l'istanza. Vi mostro il pulsante, vi rimostro nuovamente per chiarezza anche il pulsante appunto che vi ho mostrato prima, che diventa azzurro, vedete, azzurro verdino, diciamo invia l'istanza. Eccolo qua. Perfetto, io ora ho terminato con la presentazione. Ripasso la parola al mio collega Roberto e ci vediamo magari a breve se ci sono qualche domanda, qualche necessità di approfondimento e qualche appunto domanda relativa alla presentazione di un'istanza. Perfetto, grazie mille Alessio per questo intervento esaustivo e per aver spiegato nel dettaglio lo sportello telematico e soprattutto come si presenta una pratica. All'inizio non l'ho detto, ma l'evento è registrato e sarà disponibile già da domani sul nostro canale YouTube, quindi lo potete rivedere tutte le volte che volete, se per caso qualche passaggio non vi è chiaro, il video è a vostra completa disposizione. Prima di leggere una domanda che ci è arrivata, lancio un sondaggio su quanti di voi possiedono Speed. Speed, come già detto, è uno strumento necessario per accedere allo sportello telematico, oltre a CIE e CNS, e inviare le vostre pratiche online. Vi ricordo che per ottenerlo è sufficiente seguire le indicazioni sul sito www.speed.gov.it, compilare i campi richiesti e successivamente recarsi da uno dei provider per richiedere la propria identità digitale. Quindi vedo che già il 100% di voi possiedono Speed, quindi direi che cittadini di Clusone sono digitali. Ti annuncio, Alessio, che è arrivata una domanda. Un cittadino ci chiede: se ho problemi con lo sportello, a chi posso chiedere supporto? Perfetto. Allora, per qualsiasi necessità di supporto, si può passare direttamente dalle FAQ che prima vi ho mostrato. Cliccando appunto su domande frequenti, ci sono indicazioni sulle modalità appunto di supporto che possono essere erogate dal comune. Già sono presalvate alcune diciamo particolarità relative a eventuali supporti necessari, quindi qualsiasi domanda dovete porre al comune, potete innanzitutto ricercarla sul portale, perché se esiste già una risposta a questa domanda la potete leggere comodamente dal portale. Per qualsiasi necessità di informazione relativa all'istruttoria, quindi allo stato di avanzamento della vostra pratica, dovrete fare riferimento al protocollo del comune. Rispondendo a un'altra domanda, Roberto, che ho visto è arrivata, sì. mi viene chiesto come posso essere certo che la mia pratica è arrivata al comune. Innanzitutto, una volta che io invio un'istanza, quando clicco sul pulsante invia l'istanza, parte una mail protocollata direttamente PEC direttamente al protocollo del comune. Il comune riceve questa mail al protocollo e il protocollo, una volta che l'operatore al protocollo gestisce l'istanza, viene informato direttamente sulla mail personale che è stata segnalata all'interno dell'istanza da parte del cittadino, e quindi il cittadino riceverà una mail di conferma dell'avvio procedimento e della corretta protocollazione. Quindi in automatico, una volta che si clicca su invia l'istanza, si può stare certi che è partita l'istanza, e per essere certi al 100% che il comune abbia iniziato a gestire la mia domanda, dovrò controllare la mia casella mail che ho specificato per vedere quando è stata inoltrata la ricevuta di conferma appunto che la pratica è stata inoltrata al comune. Perfetto, direi che siamo arrivati alla conclusione dell'evento. Ringrazio tutti i partecipanti, i relatori che sono rimasti connessi fino ad ora, vi auguro una buona serata e soprattutto un buon utilizzo dello sportello telematico. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci, buona serata.